Nei 2 giorni della nostra offerta Prime, quella che abbiamo fatto imitando Amazon, nel nostro piccolo, ho visto che non ha suscitato molto rumore il fatto che io mi sia deciso a offrire, diciamo, la conoscenza. Di raccontare come funziona il Wonder Screen Spice. Lo Spice è uno screener, è un protocollo, una filosofia che mette insieme sia l'analisi tecnica sia l'analisi fondamentale, che normalmente fanno a pugni, invece noi abbiamo trovato il modo di metterlo insieme. I risultati. In parte credo siano già noti, comunque i risultati sono di diversi a seconda del momento in cui è stata fatta. Noi abbiamo fatto gli appartenenti al gruppo dei Caimani, se vanno a scartabellare tra le email, i rapporti che ci siamo scambiati, che gli ho mandato, che loro hanno commentato, troveranno che a maggio del 2018, quando diciamo lo Spice è entrato in funzione, aveva fatto una selezione long che è questa qua. Questi qui sono i titoli. Due titoli non hanno fatto prezzo, però non influenzano il rendimento totale del portafoglio, perché hanno tutti i rendimenti zero. Il rendimento di questo portafoglio originario ad oggi è stato fatto allora il 1° di maggio del 2018. E oggi siamo al 14 di ottobre del 2020, sono 898 giorni. I conti sono stati fatti con le commissioni dello 0,30% e con uno stop loss fisso del 2%. Ad oggi il rendimento di periodo è stato del 306-306%. Su 898 giorni significa un rendimento annualizzato del 75%, appena superiore al 75%, con un tasso di successo del 64%. Come vedete, non occorre che il tasso di successo sia del 90% per avere degli alti rendimenti. Si possono avere degli alti rendimenti anche con tasse di successo più basse, ad esempio in questo caso del 64%. Il numero di titoli non è altissimo, non è altissimo. L'investimento totale è di 43.000 dollari però, quindi non è poca roba. Però, qui c'è il conteggio che molti di voi conoscono ormai, che è il conteggio dei limiti di confidenza. Che cosa vuol dire limiti di confidenza dei ritorni annui? Vedete che sono ritorni annui. Vuol dire che se uno non ha comprato tutti i 43.000 dollari del portafoglio, ma diciamo ne ha comprato solo una parte. La domanda è: ma quanto ha fatto di rendimento? Ha fatto il 75%? No, ha fatto qualche cosa che è diverso, perché se ha avuto fortuna, magari ha guadagnato di più, se invece non ha avuto fortuna, ha guadagnato di meno. Quanto di più e quanto di meno? Con il 95% di probabilità può essersi spinto ad avere un rendimento dal 75% fino al 116%, cioè questa è una persona molto fortunata. Una persona non fortunata invece, dal 75% il suo rendimento può essere sceso fino al 32% con il 95% di probabilità, ma il 32% di rendimento all'anno, come si dice volgarmente, sputaci sopra. Per cui diciamo, tutte queste valutazioni vengono fatte perché, ripeto, bisogna essere tranquilli sulle cose che si propongono, no? Tutti i titoli vengono proposti e poi contabilizzati qui su Google al prezzo di apertura del giorno dopo, perché se no, se li contabilizzassero al prezzo di quel momento,
nessuno potrebbe replicarle quelle performance. No, ecco, diciamo, sono tutte le cautele in modo tale che non ci si accusi, no? Ma che noi abbiamo la coscienza di fare le cose che siano effettive, che siano realizzabili, che siano vere. Questo portafoglio qua, che è stato, ripeto, il primo che ha costruito Spice, il rendimento di periodo abbiamo visto che è il 306%, lo Standard & Poor's 500 nello stesso periodo ha guadagnato il 32%, per cui abbiamo battuto lo Standard & Poor's quasi del 300%. Questo è quanto. C'era un'altra cosa che volevo dirvi, vediamo se mi viene in mente. No, non mi viene in mente. Questo è tutto. Ecco, dicevo, mi è risultato strano che non, diciamo, il fatto che io abbia, mi sia offerto, abbia dato la darò la possibilità di sapere come è fatto Spice, mi ha stupito, no? Perché dovrebbe essere una curiosità di molti che fanno trading, che fanno investimenti, sapere come è fatto questo strumento qua che ha così tanto successo. Mi è venuto in mente che cosa volevo dirvi, è qui, vedete, qui ci sono, tra i tanti portafogli che noi monitoriamo, c'è anche il Buffett, sia il totale, che così come era all'inizio del 2020, sia quello più ridotto delle 10 top holdings, cioè dire dei 10 titoli che sono più consistenti nel portafoglio di Warren Buffett. Il rendimento su base annuo di queste 10 top holdings è stato del 10% quest'anno. Dell'11% se consideriamo il portafoglio totale, per cui anche il portafoglio totale è andato meglio delle 10 più grosse inserite in portafoglio. Beh, noi abbiamo fatto all'inizio dell'anno, abbiamo preso quel portafoglio e l'abbiamo modificato, diciamo, l'abbiamo modificato in base a quegli stessi titoli. Li abbiamo modificati in base al protocollo Spice. Il rendimento è schizzato su al 35%, dal 10-11% al 35%, cioè a dire Spice ha triplicato il rendimento del portafoglio del massimo di tutti i massimi, cioè di Warren Buffett. Ripeto, mi risulta strano che non abbia nelle due giornate di maxi sconti, ma maxi davvero, diciamo non sia stato notato il fatto che mi sono deciso a raccontare ai sottoscrittori come è fatto Spice, in modo tale che poi uno, una volta che sa come è fatto, lo può utilizzare lui, lo può modificare, lo può migliorare. Ci si possono fare tante cose. Bene, questo era quello che volevo raccontarvi, quello che volevo. Attenti di voi, si saranno accorti che in quello che vi ho detto c'è una piacevole sorpresa. Vi ho detto che il portafoglio vale 43.000 dollari. Sì, il portafoglio vale 43, e ci ho fatto sopra un ragionamento anche sui limiti di confidenza. È vero, il portafoglio vale 43.000 dollari oggi perché ha avuto un incremento del 306%, ma l'investimento totale iniziale, quello del primo maggio del 2018, è stato soltanto di 11.000 dollari, eccolo qua, con 11 titoli, il che diciamo, diminuisce di molto la drammaticità del seguire lo Spice. I limiti di confidenza che vi ho detto rimangono intatti perché questi qui sono i limiti di confidenza dei ritorni. Però l'investimento iniziale, piacevolmente ci siamo accorti che non è 43.000 dollari, ma è solo 10.000 dollari, 11.000 dollari circa.
Bene, meglio così. Arrivederci, a risentirci, grazie.